Fiammengo della Diamond Gym di Trieste, della sicuramente un atleta interessante. Adesso lo vedremo in azione davanti a Medi, leggermente ha segnato la bilancia 3 kg di meno al peso, però sì, sicuramente il post peso ha permesso a Fiammengo di recuperare due bellissimi più chili, quindi sì, c'è una differenza dei due atleti, però l'esperienza anche di Medi è notevole, quindi vedremo questo match. Sicuramente un match, come abbiamo detto, Francesco, molto interessante. Certo, sono partiti bene entrambi con due calci low kick. Un low kick e un middle kick da parte di Fiammengo. Qui cerca molto una finta. Molto acceso già dall'inizio. Da parte di Medina, ha cercato di sorprendere l'avversario. Determinatissimo questo ragazzo della Fight Club team Alex Rossi. Buon low kick esterno e Fiammengo qui proietta a terra l'avversario sbilanciandolo. Parte Fiammengo con una serie di colpi, certo. Rigancio tranquillo Medi. Cerca di accorciare le distanze, ci è riuscito bene, ma la risposta di Fiammengo non si è fatta attendere. Dei bei calci, una bella risposta di middle kick da parte di Medi. Sono molto concentrati. High kick che scivola. Un high kick troppo alto Fiammengo per arrivare dove voleva, sì, Medi, ed è scivolato. Sicuramente non è facilmente raggiungibile, qui delle ginocchiate. Si è chiuso bene Medi. Colpi molto potenti di Fiammengo. Cerca una ginocchiata ma riesce a bloccarlo Medi. Buona ginocchiata, bello, di Fiammengo. Deve stare attento Medi, non deve sottovalutare soprattutto anche la prestanza e la potenza fisica dell'avversario, che in queste prime battute ha sicuramente fatto la differenza, anche se era ora all'angolo tecnicamente. Sì, qui si è bloccato Medi, ha dovuto subire il destro pesante di Fiammengo, che adesso ha girato le spalle all'avversario sbilanciandosi. È intervenuto l'arbitro, ha bloccato l'azione, ripartiti prontamente i due atleti. Primo round molto spinto comunque da entrambi gli atleti. Cercato un improvviso gancio Medi, non è riuscito a sorprendere l'avversario. Un high kick andato a vuoto da parte di Fiammengo. Buon diretto destro. Uno scambio buono da parte di entrambi gli atleti. Ecco la termine del primo round. È arrivato un colpo sulla campanella, probabilmente dopo. Vediamo l'arbitro che sta dando tempo di recuperare a Fiammengo. Bene, secondo round, Fiammengo ha avuto un po' di tempo per recuperare quanto accaduto alla fine della prima ripresa e riparte subito il match. Vediamo bene adesso Medi che cerca di portare all'angolo l'avversario, ma Fiammengo reagisce con dei potentissimi colpi. Momento di difficoltà per Medi che cerca di contenere l'avversario. Entrano in clinch gli atleti. Beh, il match sta diventando spigoloso, Francesco. Certo, fa fatica Fiammengo il match dal colpo subito. Ecco, sì, qui l'ha colpito di nuovo con questo frontale, probabilmente non aveva recuperato. Sì, sembra lamentarsi per un colpo basso Fiammengo. Adesso l'arbitro richiama il tempo. Sembra che abbia recuperato. Fiammengo, speriamo perlomeno, perché il match era molto molto interessante. Qua è un gancio pintato. Questo è stato probabilmente un colpo basso. Questo è stato colpo basso. Sì, questo sulle l'ha parte preso basse, no, quello, sì, sì, la seconda volta. Perché
È una situazione complicata questa, probabilmente ci sarà un richiamo ufficiale, infatti richiamo ufficiale da parte dell'arbitro, secondo colpo basso in pochi istanti. Diciamo che è anche difficile lavorare bene nella parte dell'addome con Fiamengo, essendo una differenza di altezza così elevata. Allora, siamo pronti, sembra che abbia recuperato l'atleta della Diamond Gym. Vediamo, Luca Badalotti si è sincerato e fa ripartire il match, secondo round. Credo che low kick di Medì. Terribile destro a segno. Andato a segno. E questo ha totalmente preso impreparato Fiamengo. Vabbè, è stato un colpo violento. È stato un colpo violento, sì, ma lo vedi che è provato Fiamengo dai colpi subiti. Riprende il match, cerca di nuovo quel calcio frontale, Medì è un altro gancio. Match spigoloso, molto spigoloso, colpi improvvisi. Scivola. Cerca nuovamente un high kick Medì, ma sbilanciandosi. Non riesce ad andare a segno. Destro di Fiamengo, poi rientra subito Medì, vediamo questi spostamenti laterali, gancio destro, andato a segno. Adesso un altro colpo, no, questo non l'abbiamo visto, almeno io non l'ho visto. Largo il gancio di Medì, adesso sta cercando il colpo risolutore, vediamo. Subisce Medì un destro al volto molto incisivo, ma Fiamengo lo vedo molto. Fase di clinch, divisi dall'arbitro. Middle kick, un'altra azione a due mani. Stavano furbamente al corpo. Un altro colpo basso. No, questo a me sembrava regolare. Questo è regolare. Sì? Sì, l'ha preso lo stomaco. Sì, questo è regolare. E infatti qui viene decretato l'out da parte dell'arbitro. Sì, molto preciso, il colpo era molto preciso. Adesso attendiamo il verdetto comunque ufficiale dei giudici. Verdetto quindi dei giudici, ancora qualche istante, poi sapremo quella che è stata la decisione, ma credo che non ci siano problemi, perché il corteggio da parte dell'arbitro, out, e credo vittoria per Medì. Terminato dopo l'incontro con un momento particolare in questo match che viene vinto per KO tecnico. E infatti vittoria.